ciao, io resto a casa e sfiletto un pesce piatto, in questo caso un rombo. Il rombo fa parte di quella famiglia di pesci piatti, come le sogliole per esempio, che sono molto utilizzati in cucina e sono anche molto buoni da mangiare. C'è solo una piccola cosa, a volte fanno un po' paura da maneggiare, ma in realtà non ci sono delle grosse difficoltà e non è richiesta neppure una manualità incredibile per sfilettare un pesce di questo tipo. E infatti adesso vedremo che in realtà è un'operazione molto facile. E tra l'altro il rombo è un pesce fantastico perché oltre ad essere buonissimo è anche conveniente, ha un prezzo al chilo abbastanza basso in confronto a tanti altri pesci, è molto buono e da un esemplare si possono ricavare ben 4 filetti e non 2 come da un semplice branzino, per esempio. Sfilettare un rombo non è un'operazione manualmente molto difficile, ma richiede un certo po' di tempo, anche perché è difficile che ci capiti di sfilettare pesce piatto, quindi ci vuole, calcoliamo che dobbiamo tenere presente all'incirca almeno una mezz'oretta per farci il nostro primo rombo, e quindi occhio all'orologio. La prima cosa da fare è togliere le pinne laterali, questa e dall'altra parte, opa, non c'è bisogno di pulirlo internamente, però se lo si vuol fare, gli intestini, la sacca con tutti gli intestini e gli organi interni si trovano da questa parte del pesce, la parte bianca, dove c'è una depressione. Vedete che qui non ci sono depressioni da nessuna parte, l'unico vuoto tra virgolette che sentite da queste parti. Se volete pulirlo prima di sfilettarlo, dovete praticare un'incisione qua e estrarre tutte le viscere, ma ripeto, non è indispensabile per sfilettare il pesce. Lo vedremo subito perché. Prendiamo il nostro pesce e mettiamolo in una posizione comoda, così possiamo analizzare le parti in cui è idealmente suddiviso. Dunque, il pesce ha praticamente una spina centrale che si trova qua. La sentite con le dita, ma comunque la immaginate e la vedete. Queste sono le pinne e quindi vuol dire che il nostro primo filetto è questa zona. Dovremo cercare di isolare quindi dalla spina centrale e da queste parti laterali il nostro filetto. Cominciamo quindi a fare un taglio con il nostro coltello flessibile in prossimità di questa pinna più grossa. Dobbiamo proprio tagliarlo, non dobbiamo per forza arrivare dall'altra parte, ma dobbiamo comunque tagliare il pesce. Taglio lo facciamo qui, proprio poco sotto, vedete questa è la branchia, poco sotto la branchia, fate anche qui un taglio che si congiunge all'altro che avete fatto fino alla coda. Il rombo ha una pelle piuttosto spessa, quindi questa può essere l'unica vera difficoltà. Cercate un punto, il primo punto morbido che riuscite a trovare, vedete che io non faccio altro che riunire i vari tagli e arrivati a questo punto lavorate con la punta del coltello in maniera di avvicinarvi il più possibile alle spine
in questo caso un coltello flessibile vi è di molto aiuto perché potete seguire più vicino. Lavorate sempre con la punta piuttosto. Lavorate con la punta, evitate di lasciare molta polpa attaccata alle spine del pesce. Man mano che l'avete liberato potete anche andare più velocemente. Il nostro primo filetto di pesce. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro filetto. Tagliate. Stessa cosa dall'altra parte. Allora troviamo la spina centrale, che si ha, da questa parte tra l'altro la si vede anche abbastanza bene, vedete, si vede questa parte leggermente più bianca, non so se si vedrà nel filmato. Anche qui taglio senza paura, perché tanto vado a prendere la spina. Qui ho la mia famosa depressione degli intestini, quindi cerco di tagliare il mio filetto appena sotto. Ecco qua. E taglio anche questa parte. Punto, sempre con la punta, questo punto con la punta, scalzo il filetto. Tutto questo, la carcassa del nostro pesce, non deve essere buttata via, ma deve essere usata per fare un fumetto di pesce, ossia praticamente un brodo di pesce. Si fa come qualsiasi altro brodo. Si prende la carcassa di pesce, la si mette nell'acqua, ricoprendola,
una carota, una cipolla, un po' di sedano, un po' di prezzemolo, se volete anche qualche pomodorino. Fate bollire per almeno mezz'ora, un pochino di più, filtrate il tutto e avete il vostro fumetto di pesce. Voilà, siamo stati anche abbastanza bravi, non abbiamo fatto dei grossi danni, a parte qua, ma può capitare. Il rombo non ha delle spine particolarmente invasive, perché rimangono tutte praticamente nella carcassa. Però può capitare, come è capitato sicuramente anche a noi, che qualcuna di queste spine finisca per diventare un piccolo problema perché è rimasta dentro nel pesce. La togliamo, come vediamo, normalmente. Per togliere le spine uso la nostra solita, ormai famosa, pinzetta. Attenzione, ci vuole una pinzetta apposta, non basta la pinzetta per le unghie, non è abbastanza potente. Ecco, per esempio io tocco il mio pesce e vedo che qua, quando ho fatto lo sfilettato, mi è rimasta dentro una grossa spina. Cerco di toglierla appunto con questa, cercando di fare il meno danni possibile al nostro filetto. E così facciamo anche per tutto il resto, tutti gli altri filetti. Dopo la sfilettatura e dopo aver tolto eventuali spine che possono essere rimaste all'interno dei nostri filetti, la cosa più importante è cercare di togliere la pelle. I pesci piatti, infatti, e il rombo non fa eccezione, hanno una pelle molto coriacea, che non è bello da trovarsi una volta che abbiamo cotto i nostri filetti, e quindi cercheremo adesso di toglierla facendo il meno danni possibile. E ora togliamo la pelle. Togliere la pelle non è un'operazione particolarmente difficile, ma è una di quelle operazioni in cui si comprende il perché abbiamo bisogno di un coltello flessibile, cioè proprio un coltello come questo, l'abbiamo visto anche prima quando sfilettavamo il nostro rombo, che ci permette di seguire la lama. Prendiamo il lato più stretto del filetto, questa punta qua, tagliamo leggermente fino ad arrivare alla pelle e, tenendolo fermo con le dita, seguiamo, piegando un po', il nostro filetto, cercando appunto di fare il pelo più possibile alla pelle. Una volta che abbiamo abbastanza pelle da poterla toccare bene, giriamo il nostro pesce e possiamo anche provare a vedere se la togliamo così. Non è sempre agevole, non tutti i pesci funzionano, per esempio nelle sogliole è molto più semplice. Nel rombo invece tante volte, piuttosto che spaccare un filetto, conviene armarsi di santa pazienza e andare avanti con questo sistema fino in fondo. Ricordate sempre di stare il più vicino possibile, sfruttate il fatto che la lama del vostro coltello è flessibile e quindi vi permette di stare il più vicino possibile alla pelle e arrivate fino in fondo. Fate la stessa cosa per tutti gli altri. Se volete potete anche togliere queste piccole imprecisioni, ma non sono particolarmente disturbanti. Guardate, sentite ancora una volta se ci sono delle spine, ma non sono mai spine particolarmente pericolose. La pelle, anche questa, non la buttate, ma mettetela insieme alla carcassa per dare più sapore al vostro fumetto. Bene, e così abbiamo sfilettato anche il nostro primo pesce piatto. Io resto a casa e vi saluto fino alla prossima lezione.